con l'animazione si possono trattare temi seri e importanti come l'inquinamento e il disastro ecologico che affligge mari e fiumi. E questo è uno degli aspetti che troviamo all'Aqua Film Festival, giunto alla quarta edizione. Sono in concorso corti e cortini, cioè opere molto brevi ma tutte di qualità, dedicate all'acqua, elemento che pure ha tanta parte importante nel cinema. Vediamo con Laura Pintus. Magia dell'acqua, in quante forme è stata raccontata sul grande schermo, sorgente di vita o distruzione? Oltre i 200 film provenienti da tutto il mondo, corti e lungometraggi, per la quarta edizione dell'Aqua Film Festival a Roma, ideato e diretto da Eleonora Vallone. L'acqua diventa poesia, diventa magia, diventa devastazione. L'acqua è un elemento ribelle, prende forma in qualsiasi posto si situa. Però diventa devastante, può distruggere tutto. Ecco, tutto questo lo facciamo vedere al cinema e soprattutto facendo amare di più questo elemento che noi tante volte non consideriamo, mentre noi siamo fatti di acqua, dentro e fuori. Un eroe. Tua madre sapeva che eri speciale. Non manca la missione ambientalista, l'imperativo è prendersi cura dei mari. Il cinema, uno strumento miracoloso. Ed ecco un'anteprima del cartoon Daniel Dolphin, il piccolo delfino, figlio del guardiano degli oceani, ambasciatore della tutela della natura, il suo viaggio fra creature sconosciute e la ricerca dell'onda perfetta. Il film, che uscirà nel 2020, è ispirato al bestseller di Sergio Bambaren. Ho incontrato questo splendido delfino. Ho fatto surf per 3 giorni e 2 notti con lui e mi ha lasciato un messaggio. Supera i tuoi limiti, le tue paure, segui i tuoi sogni. Il resto verrà. Una traduzione in fiction dei dati sul consumo dell'acqua in Ma che musica maestro, sulle note di Edoardo Bennato. Poi la sezione Fratello mare, amico fiume, caro lago. La possibilità ognuno di noi di usare il proprio smartphone e catturare l'inquinamento, le devastazioni che vede, mandarcele, far rendere partecipi, coscienziosi, consapevoli le persone attraverso il proprio smartphone, che è un'arma molto forte. Di acqua. Acqua. Acqua! Acqua! L'acqua è fantasia, l'acqua è mobile, l'acqua è la nostra società. Bauman diceva che la nostra società è liquida. Ecco, l'acqua è questo, l'acqua non è solo bagnata. Nel cinema l'acqua diventa ancora di più un sogno.